100 anni di storia non potevano essere festeggiati meglio. La Lazio è campione d'Italia, squadra trionfatrice sia in campionato che in Coppa. Il maggio del 2000 è stato il mese magico per tutti i tifosi biancocelesti. Tra il 14 e il 18, la Lazio si aggiudica. Eriksson e i suoi ragazzi sono osannati come eroi dai tanti sostenitori. E il presidente Cragnotti decide di rinforzare ulteriormente l'organico con alcuni acquisti che si riveleranno pedine preziose nel prossimo futuro laziale. Il campionato italiano, si sa, è uno dei più competitivi al mondo. Confermarsi qui è un'impresa titanica. Da uomo di calcio esperto e concreto, anche Eriksson lo sa. Gli stessi tifosi, pur sperando in una riconferma, si aspettano di affrontare una stagione con il coltello tra i denti. Ma lazialità è anche questo: combattere sempre. Fieri come l'aquila che si porta sul petto. A cominciare dal primo grosso impegno stagionale. È la sfida di Supercoppa contro la vincitrice del campionato, l'Inter, in programma all'Olimpico l'8 settembre 2000. Lazio-Inter, Supercoppa di Lega, dunque i campioni d'Italia alla ricerca ovviamente del trofeo che consoliderebbe la loro fama di squadra migliore della stagione passata e forse di quella che sta per iniziare. La finale Supercoppa tra Lazio e Inter a settembre del 2000 arriva tre mesi dopo lo scudetto della Lazio, il secondo scudetto della Lazio, ed è in un'area di festa, in un clima di grande entusiasmo per la Lazio, 70.000 persone all'Olimpico. Il lancio in profondità, vediamo Ghin, il pallonetto a superare Peruzzi e l'Inter è in vantaggio. Dopo due soli minuti è l'irlandese Ghin a gelare i laziali. Lazio 0, Inter 1 e adesso la Lazio dovrà ovviamente reagire facendo leva sulla qualità tecnica dei suoi migliori giocatori. Farina evidentemente non può fare a meno di fermare il gioco per questo intervento da dietro. Vedete Jugovic che lo ha commesso. Ancora un cross, Crespo sempre in area di rigore, ma c'è questa rete di Claudio Lopez e pareggia il conto. Una partita magnifica, segnò una doppietta Claudio Lopez, che era un altro dei grandi acquisti della Lazio estiva per il post scudetto. Lazio che prova a ripartire ancora, vediamo questo lancio, c'è Claudio Lopez che chiama il pallone. Ed eccolo ancora Lopez, il diagonale, questa volta Ballotta ha tradito. La Lazio rimonta, si porta in vantaggio, 38esimo minuto di gioco. Ancora un cross e c'è un intervento irregolare in area di rigore. Naturalmente lo specialista è Mihajlovic. Ed è lui che inizia la rincorsa da fuori, area di rigore. Eccolo il tiro, secco, potente, sotto la traversa. Niente da fare per Ballotta. Lazio si porta sul terreno. Veron, siamo ai 30 metri. Veron prova il corridoio e lo trova molto bello. Il pallonetto splendido di Stankovic. Insomma, la stagione inizia con i migliori auspici. È appena settembre e la Lazio ripone l'ennesimo trofeo in bacheca. Bene, abbiamo iniziato con piede giusto, sofferto tantissimo perché devo dire che l'Inter ha giocato benissimo. Però abbiamo vinto e questo che conta, era un finale bello, bello, bello. Cosa aspettarsi dunque dal campionato che sta per iniziare? La squadra deve affrontare, oltre al torneo principale, le competizioni di Champions League e Coppa Italia.
La Lazio dopo lo scudetto forse era ancora più forte della squadra che aveva vinto lo scudetto, perché Cragnotti aveva aggiunto un portiere come Peruzzi e due attaccanti formidabili come Claudio Lopez e Hernan Crespo, che era arrivato dal Parma. Il campionato inizia il 1° ottobre con la trasferta di Bergamo, stadio sempre ostico, e squadra l'Atalanta abituata alle battaglie per raggiungere quanto prima il traguardo salvezza. Atalanta-Lazio è la partita che apre il campionato degli uomini di Eriksson con lo scudetto sul petto. Fu una partita sofferta perché Bergamo è sempre stato un campo difficile e cominciarono a venire fuori le prime difficoltà di una Lazio che forse approcciava al campionato senza la determinazione giusta, senza la cattiveria giusta. L'avvio dei biancocelesti in campionato è stentato. 18 punti in 10 giornate non sono una media scudetto. Tanto più quando in testa alla classifica svetta l'avversaria cittadina. Con queste rispettive motivazioni, il 17 dicembre va in scena all'Olimpico il 1° derby stagionale di fronte a oltre 70.000 spettatori. Cafu, parte il cross di quest'ultimo, arriva per il colpo di testa Zanetti, Peruzzi poi innesta il suo rinvio, carambola sul petto di Negro, autogol, sfortunatissima la Lazio. L'autorete di Negro è il simbolo del momento laziale. La squadra scivola al 5° posto in classifica. I tifosi sono in attesa di tempi migliori. È vero che la squadra ha mostrato gioco e gol in Europa, superando brillantemente la prima fase a gironi di Champions League. Addirittura con grappoli di gol in occasione di Lazio-Shakhtar del 25 ottobre. La squadra in Europa si era esaltata, perché Eriksson già prima di allenare la Lazio aveva sempre conseguito dei successi in campo europeo. Diciamo che la priorità agonistica della squadra era andare avanti in Champions League. Buonasera dallo Stadio Olimpico, ancora una serata di Champions League, ancora in campo la Lazio. La gara contro gli ucraini dello Shakhtar potrebbe già valere la qualificazione. Anche in questa occasione, come nella prima partita stagionale contro l'Inter, a mettersi in mostra è il talento del neo acquisto argentino Claudio Lopez. Crespo al limite dell'area di rigore, aggancia, mette in mezzo, Claudio Lopez si gira, il gol! Claudio Lopez è argentino, ex Valencia, Cragnotti lo aveva pagato 35 miliardi e nella stagione precedente, proprio in Champions League, aveva condannato la Lazio al Mestalla segnando una doppietta contro la Lazio. Ricominciò a farsi perdonare dai tifosi della Lazio, segnando una doppietta nella finale di Supercoppa italiana con l'Inter e poi segnando addirittura una tripletta con lo Shakhtar nell'esordio del girone di Champions. C'è Claudio Lopez che parte velocissimo, percorre tutta la metà campo e solo, entra in area di rigore, scarta Virte e mette in rete, strepitoso! Palla in aria adesso per lui, e il gol! Claudio Lopez sicuramente ritenersi soddisfatto, ha realizzato una tripletta. La vittoria contro il Bari prima della pausa natalizia non tranquillizza gli animi. Lazio-Napoli il 7 gennaio del 2001, dopo la sosta di Natale, che era sempre stata un pochino uno sparacchio per Eriksson, perché ogni volta che la Lazio andava in vacanza a Natale poi ripartiva con una sconfitta. E infatti alla ripresa del campionato, il 7 gennaio 2001, si compie l'atto che segnerà la svolta della stagione biancoceleste. Il Napoli vinse l'Olimpico e la partita si sbloccò nei primi minuti di gioco con un autogol di Pancaro. Il goffo autogol di Pancaro è l'estrema sintesi di un momento storto per la Lazio. Un momento che ha una sola conseguenza. Per quanto dolorosa per entrambe le parti, la separazione è inevitabile. Eriksson si fa da parte. L'elegante e serio signore svedese capisce bene che la squadra ha bisogno di uno scossone. Il risultato nel calcio è tutto, quasi tutto oggi. E facciamo fatica come squadra, per questo ho deciso questo in macchina quando sono quasi arrivato a Formello stamattina. A me personalmente dispiacque tantissimo, perché con Eriksson avevo instaurato un bel rapporto, l'allenatore che mi aveva portato a Roma, l'allenatore che mi aveva dato fiducia già dalle prime partite. Cragnotti e tutti i laziali sono riconoscenti al timoniere dello scudetto. La festa d'addio si consuma tra nostalgia e voglia di guardare avanti.
Credo sia stato il giusto riconoscimento a un grosso professionista che ha dato il massimo durante questi anni che ha passato qui nella Lazio. E certamente questo fa capire come l'uscita di Eriksson sia stata una scelta di vita del nostro allenatore, che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti. Io ringrazio di tutto il cuore per tutto che avete fatto per la squadra e per me. Ricorderò per sempre, sicuramente. Bocca al lupo per il futuro, vincete ancora tante cose. Adesso gli aquilotti devono essere rassicurati. E chi meglio di un uomo Lazio, serio e scrupoloso, potrebbe farsi carico del momento critico? In società c'era un uomo del casato biancoceleste, un uomo del casato Lazio, come si è sempre definito, Dino Zoff. Era stato l'allenatore ed era stato anche il presidente nel periodo in cui Gragnotti gli aveva lasciato gestire la società. Conosce anche molto bene lo spogliatoio della Lazio e molti dei giocatori che sono in quello spogliatoio. Quindi è l'uomo che con la saggezza, amato dalla gente, può riportare il buon senso e riprendere il cammino di una squadra che comunque restava fortissima. Prendo questo incarico con la voglia di far bene, con la voglia e la dedizione di portare qualcosa a questa squadra. Mise in campo con molta semplicità una squadra che era ricca di valori e fortissima. Anche il mercato invernale porta qualche novità in squadra. Karen Poborski e un altro argentino, Lucas Castroman, ben sponsorizzato da Diego Simeone. La cura Zoff è attesa nella difficile trasferta proprio nella terra del tecnico. A volte ritornano e per Dino Zoff non poteva esserci il ritorno migliore nella sua terra. Terzo ritorno, terzo debutto e terza vittoria. Sì, questo in genere si dice che porta bene. Io sono contento, per noi era importante. L'entusiasmo torna a trascinare squadre e tifosi. E nelle giornate successive la Lazio non sbaglia un colpo. Da lì parte una grande rimonta che porterà la Lazio a pensare addirittura allo scudetto fino alle ultime giornate di campionato. Pian piano, insomma, ridiedi un po' fiducia alla compagine, arrivamo bene. 4 partite, 12 punti e una costante. I gol di Hernan Crespo. Ben 7 in 4 partite. Ma chi è questo ragazzo umile e tanto determinato? Fare gol è bellissimo. Quella di Jorge Hernán Crespo, nato a Florida, Argentina, il 5 luglio 1975, è la storia dell'acquisto più costoso in casa Lazio. Da ragazzo, come tanti campioni argentini, gioca nelle giovanili del River Plate e appena maggiorenne esordisce nella massima serie argentina con la maglia della squadra di Buenos Aires. Nel 1996 è acquistato dal Parma di Callisto Tanzi per poco meno di 7 miliardi di lire. Gli anni di Parma sono un crescendo. Io non posso promettere tanti gol, sì, sacrificio e tentare di onorare la maglia. Questo sicuro, questo sì posso promettere. Arriva alla Lazio per una cifra record, quasi 110 miliardi. Al suo arrivo a Formello, 5.000 tifosi sono pronti ad acclamarlo e a chiedergli incessantemente il sogno più grande, la Champions League. A febbraio la Lazio gioca la partita decisiva per proseguire il cammino in Champions nel mitico Santiago Bernabéu a Madrid, che poi era un po' lo stadio di Zoff. E in quella serata tutti si aggrappavano alla forza, al talento di Crespo, che era l'attaccante della Lazio, il giocatore più forte, e quello che doveva riuscire, diciamo, a cancellare la paura di giocare in quello stadio contro il Real Madrid, che in casa, soprattutto all'epoca, era una corazzata ed era difficilissimo giocare su quel campo.
E il ragazzo ci prova davvero. Castroman, la palla per Crespo, il destro, il gol! La Lazio è in vantaggio, la Lazio è in vantaggio! Crespo, 4 minuti di gioco, Real Madrid 0, Lazio 1, incredibile! Crespo, dopo soli 4 minuti, lascia attonito il pubblico madrileno con una magia. La partita si apre con un'azione stupenda e un gol altrettanto stupendo di Hernán Crespo che riesce a battere in diagonale Casillas in uscita. Un gol fantastico al quarto minuto di gioco. Ma nonostante il prodigio di tecnica e freddezza che stende la difesa dei Blancos, la Lazio esce sconfitta proprio negli istanti finali da un indomito Real. Il cammino in Champions nella seconda fase a gironi non è dei più fortunati per la Lazio. Finisce con soli 5 punti e deve lasciare la competizione. L'uscita della Champions League è una cosa che mi è rimasta dentro, quindi speriamo di riscattarci, qualificarci per il prossimo anno. Dire si viene con lo scudetto è dura adesso, però ci riproveremo. Intanto in campionato prosegue con buona lena. Crespo è irresistibile e addirittura contro il malcapitato Verona infila una tripletta. Ma una buona soddisfazione per gli Aquilotti è lo scontro del 18 marzo all'Olimpico. Ospite atteso la Juventus. A marzo ci fu una grandissima serata, una serata di grandissimo calcio, perché la Lazio riuscì ad asfaltare la Juventus, finì 4-1, doppietta di Nedved e doppietta di Crespo. Veron incrocia lungo a favore di Crespo, lasciato libero ed è il 2-0 per la Lazio. Stankovic che apre a favore di Castroman, il tocco al centro e il gol ancora da parte di Crespo. 4 gol anche ai bianconeri e nemmeno a dirlo 2 li mette a segno Crespo. La Lazio era campione d'Italia, la Roma stava cercando di vincere lo scudetto ed era prima in classifica, quindi il derby di aprile si presenta come un vero e proprio derby scudetto. Il primo tempo la Roma segna 2 gol con Battistuta e Del Vecchio, ma nel secondo tempo c'è la grande rimonta della Lazio, una rimonta stupenda. Negli ultimi 15 minuti di partita Nedved accorcia le distanze. Quando ormai la partita sembrava chiusa, ci pensa l'inesauribile Nedved a rimetterla in discussione al minuto 78. A tempo addirittura scaduto, in pieno recupero, da un'azione di calcio d'angolo, l'argentino Castroman inventa un gol che resta nella storia del derby come uno dei gol più significativi del derby, perché impedisce la vittoria della Roma nel derby e tiene ancora in corsa la Lazio per lo scudetto. La Lazio si riprende anche i 3 punti lasciati all'andata contro il Napoli, rifilandone 4 al San Paolo. E chiude il campionato con un inaspettato 3° posto dopo un girone di ritorno straordinario. Per la squadra di Cragnotti ci sono i preliminari di Champions. Una buona base da cui partire nella prossima stagione. Non abbiamo fatto il campionato che noi tutti ci auguravamo. Abbiamo giocato non benissimo, abbiamo avuto qualche problema e quindi è stato un campionato duro. Il 3° posto finale della Lazio lascia qualche rimpianto, perché comunque era la squadra più forte del campionato e se fosse partita in modo diverso probabilmente avrebbe vinto il secondo scudetto consecutivo. La Lazio ricomincia la sua avventura per la stagione 2001-2002 con un'importante novità. L'addio dopo 6 anni di un giocatore prezioso come Pavel Nedved, indomito combattente della fascia sinistra. Fu un grosso colpo per noi perché Nedved era un grandissimo campione, sempre pronto, qualsiasi partita non si tirava mai indietro, era Coppa Italia, Coppa Campionato, Coppa Campioni. Nedved era considerato una bandiera, aveva appena rinnovato il contratto con la Lazio, ma nel frattempo Cragnotti aveva chiuso un accordo con la Juventus per la cessione del... Per Zoff non è l'unica defezione.
Anche Juan Sebastian Verón lascia Roma per approdare alla corte di Sir Alex Ferguson nel Manchester United. Sul versante arrivi, tuttavia, arrivano Fiore e Gianni Chedda. Arrivavo da una squadra di provincia e arrivavo in una grande squadra, quindi per me è stato molto bello, un grande salto e l'impatto è stato molto forte. Oltre a due colpi di mercato sulla carta clamorosi, Jaap Stam, il granitico difensore centrale proprio dal Manchester. Eccolo qua, il difensore che non finisce mai. Jaap Stam, 191 centimetri che da anni si fanno valere a spasso per il pianeta calcio. E Gaizka Mendieta, dal Valencia, considerato uno dei centrocampisti più forti al mondo. Bandiere, sciarpe al vento e tanti cori. È stato accolto così Gaizka Mendieta alla presentazione ufficiale a Formello. Il centrocampista basco, pagato 90 miliardi, è felice di aver scelto la Lazio invece del Real Madrid. La Lazio è quello che voglio stare. Sì, è stata una scelta arrivare alla Lazio, volevo venire. Sono molto contento di essere arrivato e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con la squadra. Il primo impegno per la squadra di Zoff è il preliminare di Champions contro il Copenaghen. L'8 agosto gli Aquilotti vengono sconfitti per 2-1. Ma due settimane dopo, all'Olimpico la Lazio ha nelle gambe una preparazione più adeguata. Buonasera da Rai Sport, debutto più delicato e difficile. La Lazio non poteva trovare lo stadio olimpico contro i campioni di Danimarca del Copenaghen. La squadra di Zoff ha il compito non facile di rovesciare la sconfitta dell'andata per non uscire dalla Champions League. Buona per Crespo. Ecco, sì. Non ha perdonato Hernan Crespo. Buono questo pallone per Crespo. Sì! Grande! 2-0. Bravissimo Favalli, bravissimo. 2-0, 18esimo, ancora Hernan Crespo. Ora questa palla, Mendieta, no. Per Claudio Lopez. Sì, tutto facile. 3-0, tango argentino allo Stadio Olimpico, due volte Crespo, ora Claudio Lopez. Ci fu questa palla, credo, di Mendieta. Regolare questa volta, lancio di Mendieta per Fiore. E cominciai questa corsa, ma ero anch'io molto, molto stanco. Scatta Fiore, un po' lentamente. Arrivato davanti al portiere, insomma, riuscii a far gol e a chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Davanti a Kistet, Fiore, gol! Sono partite importanti, volero volare, dai, questo accedono ai turni di Coppa dei Campioni. Dopo aver fatto tanto l'altro anno, finire fuori subito era un peccato. Purtroppo per i laziali le cose non vanno per il verso giusto nella fase a gironi. La Lazio viene sconfitta dai turchi del Galatasaray e il 19 settembre in casa dal Nantes. La prima partita all'Olimpico con il Nantes si trasformò nel declino di Zoff perché il Nantes vinse 3-1 allo Stadio Olimpico. L'ultima sconfitta, associata ad un inizio di campionato in cui la Lazio racimola solo 3 punti in 4 partite, fa saltare anche la panchina di Zoff. Penso, senza ombra di dubbio, che eravamo la squadra più forte, però soprattutto all'inizio di quell'anno riuscivamo a esprimerci nel migliore dei modi, addirittura dopo 3 giornate ci fu il cambio poi di allenatore da Zoff a Zaccheroni. Ormai il calcio ha fame di risultati e poca pazienza per vedere i frutti del lavoro. È così che viene chiamato Alberto Zaccheroni, reduce da 3 anni alla guida del Milan. Andai a sostituire Dino Zoff all'indomani di una sconfitta interna in Champions League. Ricordo che c'era molta tensione nell'ambiente, era una Lazio che aveva
perso la fiducia dell'ambiente, sia dei media che dei tifosi. L'allenatore romagnolo non inizia con il passo giusto. Il rapporto con la tifoseria è compromesso dalla mancanza di risultati rassicuranti. L'aria era pesante, molto depressa. L'annata non si prospetta delle più fruttuose, ma i laziali sanno vincere anche la battaglia del tifo. Perché per l'Aquila il sostegno è indiscriminato. Dopo la serata di Nantes, quindi quei 50 giorni di prove, di esperimenti, Zaccheroni, anche condividendo il parere dello spogliatoio, decide di tornare alla difesa a 4. La Lazio ritrova d'incanto i suoi equilibri e comincia a volare in campionato, vince 5 partite consecutive, trascinata dai gol di Crespo. Alla 10ª giornata esce allo scoperto il Crespo della scorsa stagione. Il povero Brescia è osservatore attonito di una goleada che rinfranca le aspettative laziali. E infatti la Lazio infila una serie di 5 vittorie consecutive, che la porta a chiudere il girone di andata a 6 punti dalla capolista Juventus. Dopo una prima parte dove non riuscivamo bene a capire in che direzione si andava da un punto di vista tecnico, Zaccheroni cesse un modulo e da lì infilammo un filotto di partite che ci permise di riagganciare le zone europee. Il sogno Champions intanto svanisce chiudendo il girone a 6 punti. Il popolo laziale deve subire lo smacco più grosso della stagione il 10 marzo, una delle serate più nefaste della storia recente delle Aquile. Zaccheroni, in modo un po' sorprendente, anche contro il parere di alcuni giocatori della Lazio, decide di tornare alla difesa a 3 proprio nella serata più difficile. Abbiamo perso un derby in malo modo e quindi la settimana dopo non è stata una settimana piacevole. Zaccheroni non è mai entrato nelle grazie dei tifosi. E la curva chiede a gran voce il ritorno di un beniamino, il ritorno di Roberto Mancini. Ma Cragnotti è preso da questioni più importanti e rimanda ogni decisione a fine campionato. Non abbiamo fatto il campionato che noi tutti ci auguravamo. Abbiamo giocato non benissimo, abbiamo avuto qualche problema e quindi è stata... campionato duro. Una fine che passa agli annali per le vicende dell'ultima gara. L'Inter si gioca lo scudetto ed è certa di poterlo vincere e festeggiare proprio nella gara all'Olimpico contro la Lazio. La Juve, a un punto, deve sbrigare la pratica udinese. Vincere e sperare nella caduta dei nerazzurri. Partita surreale. E noi scendemmo in campo convinti di centrare l'Europa. L'Inter andò in vantaggio per 2 volte. L'Inter in vantaggio, Cristian Vieri. L'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro della presa. Cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, corretto sotto misura di testa, uno schiovente preciso. Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter. Per 2 volte noi fummo bravi a rimontarli. Il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, una grossa area di rigore sul quale è arrivato il pareggio della Lazio, ancora Poborski, siamo al 45°. Nel secondo tempo probabilmente l'Inter pensava di vincere a mani basse. 2-2 alla fine del primo tempo, di una partita incredibile. E nel secondo tempo l'Inter evaporò, sparì dal campo, per cui la Lazio continuò a giocare perché aveva una qualificazione UEFA da conquistare. E invece noi abbiamo continuato a giocare, fatto il 3-2. Storia nella storia, il gol del 3-2 lo segnò Simeone, ex interista. Poi segnò anche Inzaghi e la partita finì 4-2 con le lacrime di Ronaldo in panchina. Ronaldo è stato il caso più eclatante perché è scoppiato in lacrime, ma anche gli altri che erano in campo avevano delle facce veramente stravolte perché non riuscivano più a reagire. Una vittoria inaspettata e un'immagine, quella del grande Ronaldo in lacrime. Per la Lazio è stato un campionato interlocutorio. E come spesso accade, si cerca di guardare al futuro con speranza. Il 6° posto finale garantisce comunque una presenza in Europa. E Zaccheroni, dal canto suo, non ha certo brindato con la fortuna.
sono capitato in un momento sbagliato, ero convintissimo che quella squadra fosse competitiva, ma lo ero solamente io, quindi dovevo chiarire prima questo aspetto, ma francamente arrivando in corsa non è possibile. È proprio per ritrovare quell'unità smarrita che la società decide di ingaggiare una bandiera alla guida della squadra. Il ritorno di Mancini è una notizia che rasserena i tifosi. Sono molto emozionato perché per me è un po' come andare indietro nel tempo e quindi ricordare i momenti belli che abbiamo vissuto tutti insieme. Mancini era già un allenatore in campo, come lo è sempre stato alla Sampdoria e anche qui quando era appunto alla Lazio non era solo il giocatore, in campo dava disposizione. Mancini arrivò a furor di popolo perché tutta la piazza lo voleva e Cragnotti, dopo un anno e mezzo in cui si erano alternati Zoff e poi il fallimento di Zaccheroni, ritenne che l'unica mossa per provare a ripartire, l'unica mossa per riportare la gente dalla propria parte fosse quella di richiamare Roberto Mancini alla Lazio. Il ritorno di Mancini è una notizia che rasserena i tifosi. Roberto ha dato tanto alla maglia ed è stato uno dei baluardi dello scudetto. Conosce l'ambiente e ha voglia di vincere più di ogni altra cosa. Quando venne Mancini speravo che mi rimettesse insomma laddove sapevo e potevo esprimermi in un determinato modo. Invece paradossalmente lui mi disse che mi toccava di nuovo giocare sull'esterno. Però lo fece in una maniera che andò a toccare i tasti giusti, le corde giuste, motivandomi in una maniera incredibile. Non solo feci cose straordinarie, ma riconquistai anche la nazionale. Quindi per me è stato un allenatore fondamentale in un momento chiave della mia carriera. Purtroppo a fine agosto 2002 arriva la decisione che era nell'aria e che nessun laziale avrebbe mai voluto dover affrontare. Il bilancio della società scricchiola e il presidente si trova costretto a vendere il suo gioiello, il giocatore nato e cresciuto con i colori della Lazio. Alessandro Nesta si trasferisce a Milano, sponda Milan. Fu molto strano, anche un po' triste. Era un giocatore più bravo, anche se era il capitano, il simbolo della nostra squadra, c'erano tante squadre che lo volevano e quindi si sapeva che da un momento all'altro poteva andar via. Anche l'altro eroe delle due passate stagioni, Hernan Crespo, è moneta preziosa sul mercato. Per lui la destinazione è l'Inter. 31 di agosto si realizzano le due cessioni. Nesta va al Milan per 30 miliardi e Crespo viene ceduto all'Inter che dà in cambio soldi e Corradi. Per Mancini non è il caso di drammatizzare, di necessità virtù. Gli Aquilotti lo sanno molto bene e alla corte del Mancio arriva un terzino di belle speranze che farà parlare di sé negli anni a venire, Massimo Oddo. Quell'estate del 2002 arriva alla Lazio, già comprato da Cragnotti, Massimo Oddo, che è un terzino destro che la Lazio pesca dal Verona, di grandissima qualità e spinta, un po' meno abile nel gioco difensivo. È un giocatore molto giovane quando arriva alla corte di Mancini, che lo addestra. Nel corso degli anni riuscirà ad imporsi. Le voci che corrono sui destini economici della società non tranquillizzano l'ambiente. Forse è proprio questa la carta in più dei ragazzi di Mancini. Il gruppo si compatta e dopo un passo falso iniziale in casa con il Chievo, la Lazio trova gioco e continuità. La banda Mancini, si parlò di banda Mancini perché lui intanto aveva una grande qualità nell'allenamento, aveva organizzato molto bene la squadra, era, contrariamente alle sue doti diciamo di genio calcistico e di fantasista, era un allenatore molto, molto meticoloso dal punto di vista didattico. La cosiddetta banda Mancini vince, convince e soprattutto si diverte. Una banda di matti, tra virgolette, nel senso che giocavamo uno per l'altro, non c'erano invidie,
non c'erano titolari. Stringemmo un patto non scritto in una situazione difficile. Lopez ritorna a grandi livelli. Corradi dà fondo a tutto il suo repertorio. E Fiore si rivela un grande talento, anche in fase offensiva. Riuscì a pareggiare con un destro da fuori area, veramente messo bene. Nel secondo tempo, sempre di destro, con una volée un po' fortunata perché non la colpì pulitissima, che andò a finire proprio all'incrocio dei pali. Due bellissimi gol, tra i più belli che feci in carriera. A dispetto di tutto e tutti, la banda del Mancio mette insieme 36 punti nel girone di andata. Niente male, date le premesse. Era una squadra che giocava un calcio bellissimo, il calcio più bello della Serie A, e la squadra, nonostante non ricevesse lo stipendio, si era compattata intorno al suo allenatore, che era quasi un amico. Era un fratello maggiore, era l'ex compagno di squadra che era diventato allenatore. Perfino in Europa la Lazio sa farsi rispettare. Facemmo un cammino straordinario in un momento molto molto complicato. Arrivammo in semifinali convinti anche di poter battere il Porto. È stata invidiettata la Lazio, in vantaggio con Lopez, strepitosa la sua coordinazione. Non pensavamo fosse così forte. Poi quel Porto in realtà non solo vinse la Coppa UEFA, ma l'anno successivo vinse anche la Coppa Campioni, quindi aveva dei valori assolutamente importanti. È una sconfitta troppo larga per recuperare. Il ritorno finisce 0-0 e l'avventura europea finisce il 24 aprile. L'eliminazione dalla Coppa UEFA non impedisce però alla Lazio di chiudere al quarto posto il campionato, ed è comunque un risultato molto molto importante per Mancini, perché la Lazio ottiene la qualificazione ai preliminari di Champions League. Il girone di ritorno, per quanto dignitoso, non tiene i ritmi elevati della prima parte. La Lazio chiude al quarto posto ad un solo punto dal Milan. Un risultato straordinario per la banda di Mancini. E uno degli artefici della buona stagione è sicuramente l'olandese gigante piazzato in mezzo alla difesa, Jaap Stam, ormai un beniamino della curva. Grande persona, grande professionista, persona di un'integrità morale senza eguali. Ma se da una parte allenatore e giocatore riescono a fare blocco, il versante societario versa in grave crisi. Cragnotti è vittima del crack finanziario delle aziende da lui controllate. Il presidente si dimette ufficialmente il 3 gennaio 2003, lasciando la presidenza ad interim al penalista Ugo Longo. Capitalia e Sergio Cragnotti, un braccio di ferro che non conosce fine. Sullo sfondo il destino della Cirio e della Lazio. Un tira e molla estenuante. Le banche chiedono come punto di partenza le dimissioni del patron biancoceleste. Ricordo che insomma io ci rimasi molto male, perché era il presidente che mi aveva portato qui alla Lazio, quindi purtroppo non fu una cosa facile, sia per me che per tutti quanti i tifosi, perché Cragnotti aveva regalato tante vittorie ai tifosi biancocelesti. Però successe e noi avevamo il dovere di andare avanti. Mi auguro all'avvocato Ugo Longo veramente il meglio che possa fare la Lazio. Pochi giorni dopo viene anticipato un credito che consente di pagare una parte degli stipendi arretrati. E nel nuovo consiglio di amministrazione entra anche Roberto Mancini, a riprova del suo attaccamento alla società. La Lazio riesce a sopravvivere grazie ad un aumento di capitale sociale. Ma l'estate 2003 è l'ennesima occasione per fare cassa sul mercato. Lasciano le Aquile altri beniamini di tante battaglie, come Pancaro, Simeone e Marchegiani. Arrivano però l'esperto Albertini, Muzzi e due giovani promettenti, Zauri e Dabò.
Il campionato si concluse con un piazzamento onorevole perché il sesto posto garantiva la qualificazione UEFA. Il campionato alterna buone prestazioni a gare poco incisive. La Lazio staziona sempre attorno al quarto posto e chiude sesta. Ma riesce a togliersi qualche soddisfazione di tanto in tanto, come ad esempio contro la Juve di Lippi. La Lazio agguanta la finale di Coppa Italia da disputarsi in due gare contro la Juve. La prima va in scena all'Olimpico il 17 marzo 2004, di fronte a 62.000 spettatori. Arriviamo alla finale di Coppa Italia che volevamo vincere fortemente perché ci meritavamo un successo, un trofeo, volevamo comunque regalarcelo e regalarlo chiaramente alla gente che ci aveva continuamente sostenuto e applaudito per tutto l'anno. Gentile pubblico in visione all'ascolto, buonasera. L'Olimpico ritrova una serata di grande spettacolo calcistico in Coppa Italia. Prima finale Team Cup con la Juventus. Lazio seguita questa sera da migliaia di tifosi che vive giorni difficili a livello societario, ma che sul campo quest'anno ha dato spesso dimostrazione di compattezza e qualità. Gianni Chedda, il cross stacca Couto, Fiore e la palla in rete. Il gol di Stefano Fiore al 13° del secondo tempo. Grande dimostrazione di affidabilità, di qualità, di intelligenza. Il primo sull'angiolunco da dietro, credo al limite dell'area ci fu un colpo di testa di Fernando Couto che andò a saltare con un difensore avversario e la palla si impennò e io arrivavo da dietro e con l'esterno sinistro al volo rubai il tempo a Chimenti e misi la palla sul secondo palo in maniera imparabile. Cambio immediato, non so perché, ma Mancini non vorrebbe che si batta questo calcio d'angolo. Stam e la palla in rete, ancora lui, Stefano Fiore. E il secondo invece su, credo, se non ricordo male, su calcio d'angolo, una palla che rimase lì e rovesciata riuscita insomma, da due metri dalla porta in acrobazia a metterla dentro. Un complimento ai ragazzi per come hanno giocato il secondo tempo. Effettivamente al primo tempo eravamo un po' troppo tesi. Per molti di loro è la prima finale, quindi un po' di tensione c'era. È una vittoria schiacciante, ma bisogna placare gli entusiasmi, perché nella gara di Torino il 12 maggio la Juve venderà cara la pelle. Coppa Italia 2003-2004, atto finale. Juventus e Lazio di fronte. Fu complicata perché a un certo punto la Juve si era rifatta sotto e vinceva 2-0. Pronti a battere il calcio d'avvio i giocatori della Lazio, ci auguriamo di assistere ad un ottimo spettacolo. Poi invece tirammo fuori l'orgoglio perché non volevamo assolutamente che la partita finisse in maniera diversa che non con una vittoria nostra. Parte Mihajlovic, arriva dentro Corradi ed è un gol importantissimo. 24esimo, ecco il gol di Corradi. È da grande giocatore nel gioco aereo, è stato imperioso nello stacco. 11esima realizzazione per Bernardo Corradi. Il 2-2 lo feci io di sinistro da fuori area, di piatto. Palla dentro, Corradi, non arriva Inzaghi, Fiore, la battuta, la rete. Il pareggio di Stefano Fiore al 37° minuto. Ed è finita. La Lazio ha vinto la 56esima edizione della Coppa Italia. Roberto Mancini e i suoi ragazzi hanno compiuto l'impresa dell'anno. Thank you.
trofeo importante che abbiamo vinto comunque dopo 2 anni di grandi problemi, e quindi credo che vada dato atto ai ragazzi di aver fatto veramente una stagione super. Volevamo tutti, come ho detto prima, che quella coppa la portassimo a casa. Un altro trofeo, la quarta Coppa Italia della storia biancoceleste. Il valore di questa coppa è davvero speciale, perché conquistata da un gruppo di ragazzi che ha saputo far fronte a tutte le difficoltà esterne, ad un allenatore che ha dimostrato bravura e attaccamento alla maglia, a un tifo che non ha mai abbandonato la squadra. Questa è la lazialità. Questa l'Aquila che ancora una volta vola sopra tutto e a tutti. Per scrivere ancora una volta un pezzo importante di storia biancoceleste.